Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 3, capitoli 96, 98, 16, 18 luglio 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù non ci veniva, dopo molto aspettare è venuto e mi ha detto: Figlia mia, la migliore cosa è rimettersi in me. Essendo io pace, ancorché tu vedessi mandare castighi, resteresti in pace senza provare turbazione. Ed io, ah signore, sempre là andate ai castighi, placatevi una volta e non più flagelli, e poi non posso rimettermi al vostro volere a questo riguardo. E lui ha soggiunto, non posso placarmi, che vi diresti se tu vedessi una persona denudata che invece di coprire la sua nudità badasse ad adornarsi di gioielli, tralasciando di coprire la sua nudità? Ed io, mi farebbe orrore a vederla e certo l'avrei biasimata. Ebbene, tali sono le anime, denudate del tutto, non hanno più virtù che le coprono.
Onde è necessario che le percuota, le flagelli, le assoggetti a privazioni, per farle rientrare in loro stesse e farle badare alla nudità delle loro anime, alle quali il vestimento delle virtù e della grazia è a loro immensamente più necessario che non sia al corpo coprirsi coi vestimenti. E se io non usassi i castighi con queste anime, vuol dire che baderei ai gingilli, quali sono le cose che si riferiscono al corpo, come la persona da te biasimata, e non maderei la cosa più essenziale, qual è l'anima, che l'ha ridotta sì mostruosa da non più riconoscersi. Dopo ciò mi pareva che tenesse in mano una cordicella che, menandola da dietro il collo, mi legava e poi legava il suo a quella stessa corda, e così ha fatto al cuore, alle mani, e con ciò pareva che mi legasse tutta al suo volere. Fatto ciò, è scomparso. Avendo fatta la santa comunione, non vedevo, secondo il solito, il benedetto Gesù, onde, dopo aver molto aspettato, mi sono sentita uscire fuori di me stessa e l'ho trovato. Appena visto mi ha detto: figlia, stavo ad aspettarti per potermi in te un po' riposare, che più non posso. De, dammi un sollievo. Subito l'ho preso fra le mie braccia per contentarlo e l'ho visto che teneva una piaga profonda alla spalla, che faceva compassione e ribrezzo a guardarla. Onde per pochi minuti si è riposato e dopo quel breve riposo ho fatto per guardare la piaga e la piaga era risanata. Quindi, tra la meraviglia e lo stupore, vedendolo più sollevato, ho preso coraggio e gli ho detto: Signore benedetto, il mio povero cuore è straziato da un timore che non mi vuoi più bene, temo che sia in corso la tua indignazione. Perciò non più venite come prima e non versate in me le vostre amarezze e non date più a me il mio bene, qual è il patire. E negandomi questo venite a negarmi voi stesso. De, date la pace al mio povero cuore, dimmi, assicurami, giurami, mi vuoi bene? Continui a volermi bene? E lui: sì, ti voglio bene. Come posso essere sicura di ciò? Risposi io, mentre quando ad una persona si vuole vero bene tutto ciò che vuole si dà? Io vi dico: non castigate le genti e voi castigate, versate le amarezze e voi non versate. Anzi, pare che questa volta vi inoltrate troppo. Dove posso io appoggiarmi che mi volete bene? E lui: figlia mia, tu tieni conto dei castighi che mando e di quelli che risparmio non ne fai conto. Quanti altri castighi avrei mandato se non avessi riguardo a quei pochi che mi amano ed io amo di un amore speciale? Onde dopo ciò pareva che Gesù prendesse la via per andare dove succedevano strazi di carne umana, ed io, volendo seguirlo, non mi è stato dato di farlo, e con mio sommo rammarico mi sono trovata in me stessa. Trovandomi nel mio solito stato, quando appena ho visto il mio adorabile Gesù tutto afflitto dentro il mio cuore, ed insieme ho visto molta gente che commetteva tanti peccati, questi peccati prendevano la volta verso di me per venire a ferire il mio diletto Signore fin dentro il mio cuore. Ma Gesù, respingendoli da sé, venivano a cadere sopra le stesse genti, e cadendo sopra di loro formavano la loro stessa rovina, cambiandosi in tante specie di flagelli sopra i popoli, da fare raccapricciare i cuori più duri. Allora Gesù, tutto affliggendosi, mi ha detto: figlia mia, dove giunge la cecità degli uomini, che mentre cercano di ferire me, feriscono se stessi con le loro mani? Sono brani molto molto profondi e molto istruttivi quelli che abbiamo ascoltati, specialmente l'ultimo, a mio avviso è molto importante per comprendere alcune, diciamo così, leggi spirituali, che la vita dello spirito ha delle leggi un po' modellate su quelle della realtà. Sappiamo che la fisica ha certe leggi, no? E anche la spiritualità ha certe leggi. Soprattutto adesso vedremo, San Paolo stesso chiama la legge del peccato, è una legge. La legge del peccato significa che il peccato ha delle modalità di funzionamento, no? Ecco, un po', ecco, facendo una metafora come le leggi fisiche. Qui Gesù lo spiega benissimo. Ecco, se uno capisce bene come funziona la legge del peccato, per esempio, capisce il mistero della passione di Gesù, capisce il perché ci stanno le anime vittime, capisce perché si scatenano le sofferenze, le tribolazioni sugli uomini. Ecco, io partirei proprio da quest'ultimo punto, perché vedete cosa dice Gesù? Fa vedere questa gente, c'è questa immagine: commettevano un sacco di peccati. Cosa fanno questi peccati? Si lanciano per ferire
il mio diletto Signore fin dentro il mio cuore. Quindi cosa significa? Significa che il male, il peccato produce un male. Quel male, come dire, è come se fosse sospeso, deve andarsi a, come dire, a sfogare, deve andare a sfociare da qualche parte. E dove sfocia principalmente? Cosa ci narra la passione di Gesù? Cosa ha fatto Gesù sofferente? Ha preso su di sé il peccato del mondo. In che modo? Tutto il male possibile e immaginabile si è scatenato contro di lui. E da cosa è generato quel male? Dal peccato dell'uomo. Cosa fa un'anima vittima? In un certo contesto storico prosegue la missione universale di Gesù di prendere su di sé le conseguenze del male perché non ricadano sulle persone. E che cosa succede quando, come dire, Gesù metaforicamente si sottrae, cioè a prendersi le conseguenze del male e non interpone un'anima vittima che ricadono su chi l'ha commesse? Vedete? Gesù, respingendoli da sé, venivano a cadere sopra le stesse genti e cadendo sopra di loro formavano la loro stessa rovina, cambiandosi in tante specie di flagelli sopra i popoli, da far accrapicciare i cuori più duri. Io penso che questa cosa debba essere ricordata molto, 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 molto bene. Tante volte l'ho ricordato, ecco, per la retta comprensione della spinosissima tematica dei castighi di Dio, cosiddetti castighi di Dio, che qui ricorre in continuazione e che deve essere correttamente intesa, onde non andare a sfociare in dottrine o posizioni del tutto inaccettabili, insomma, come se Dio fosse un vendicatore spietato o robe del genere. È la legge del peccato, cioè il peccato produce male, quel male da qualche parte si deve scaricare, d'accordo? O si scarica sulla santissima umanità di Gesù nella sua passione, come lui ordinariamente fa fare, per questo che c'è tanta misericordia nel mondo, o si scarica attraverso i suoi collaboratori fedeli che se ne fanno appunto carico per amore suo e per la salvezza delle anime, oppure ricade sopra chi l'ha commesso. Non ci sono. Non da qualche parte deve andare a finire. Ecco. Ecco perché bisogna fare attenzione, cioè commettere un peccato significa produrre un male. Quel male, una volta che è stato messo in circolo, diciamo così, da qualche parte deve andare a fare danni. Se gli uomini veramente credessero questa cosa, questa infernale legge del peccato, perché è infernale, terribile, penso che le cose andrebbero assai meglio e penso che chiunque, prima di commettere anche un minimo peccato, insomma, ci penserebbe due volte. È evidente che questa cosa non si può, cioè chi mai penserebbe che un qualche cosa che non funziona, una sofferenza, un rovescio sia dovuto a, tra l'altro non si sa bene di chi e dove, cioè capite, al peccato come causa remota in generale, fermo restando l'impossibilità poi di stabilire singoli nessi causali. Io non penso che siano in molti, insomma, sul pianeta Terra a credere a questa cosa, no? Il problema è che anche se non ci credi, quando tu fai il male, si dice anche cioè fare in greco, un po' ieo, è proprio da proprio il termine di produrre, è una produzione, d'accordo? Altre volte ho detto, è come se tu, cioè, è come il letame, insomma, sono come le cose peggiori, insomma, che escono dal nostro organismo. Ecco, che sono, come dire, spiritualmente prodotte dal male morale che è il peccato. Quello che esce dal nostro organismo non è certamente gradevole, insomma, no? Appunto. Ecco perché alcuni santi sentivano quando andavano vicino ai grandi peccatori una puzza incredibile o li vedevano come esseri deformi, no? E ecco perché all'inferno ci dicono, chi l'ha visto, che c'è una puzza nauseabonda e i demoni sono esseri mostruosi e le anime che vanno all'inferno, pensare a Fatima, sono completamente deformate e mostrificate, no? Quello è il peccato che produce quella schifezza, ecco, e quelle mostruosità, questo orrore. Ed ecco perché Gesù è stato nella passione veramente massacrato come uno dinanzi al quale ci si copre il volto, dice il libro del profeta Isaia. Io continuo a ripetere alle persone che si sono impressionate con la passione di Mel Gibson,
che la passione di Mel Gibson fa vedere qualcosa, ma non fa vedere tutto. Perché, ripeto, basta leggere Le ore della passione. Io nella passione di Mel Gibson non ho visto la triplice flagellazione di Gesù, la duplice sì, ma la triplice no. Non ho visto la triplice coronazione di spine di Gesù, non ho visto che gli hanno sputato in bocca mentre stava carcerato, insomma tutto quello che gli hanno fatto mentre stava in carcere la notte, no? Quindi solo per dirne qualcuna. Ecco, quindi questo è un punto capitale, ecco, che ci aiuta anche a noi, no? E se uno poi pensa, cos'è il peccato? Il peccato è proprio è l'uscita formale e sostanziale dalla divina volontà. È chiaro che potremmo tranquillamente ridefinirlo in questo modo, no? La definizione tradizionale del peccato è un'offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge, d'accordo? Ma noi potremmo tranquillamente dire che il peccato è l'uscita formale e proprio sostanziale dalla divina volontà, d'accordo? Ci sono le piccole uscite, le zone d'ombra, le piccole deviazioni, e poi ci sono proprio capite, le partenze. Gli addii, ecco, e se si esce in questo modo fuori dalla divina volontà, non si gusta anche, come dice la Sacra Scrittura, cosa dice? Il peccato, una volta consumato, genera la morte, non solo la morte fisica, ecco, ma la morte, noi sappiamo che la morte è una bruttissima cosa, perché la morte è putrefazione di un corpo, è orrore, ecco. Il peccato consumato genera questo, genera in noi e intorno a noi, sia nel peccatore che lo commette, ma magari restasse solo in lui, diceva San Giovanni Paolo II, giustamente, considerando la dimensione sociale del peccato, no? Cioè il peccato che ferisce anche e fa male anche fuori di sé. Per questo che la Chiesa, facciamo una piccola nota di ecclesiologia pastorale, diciamo così. Noi sappiamo che la confessione rimane sempre individuale, ma da qualche anno a questa parte sono state promosse, a ragione, anche se i fedeli molto difficilmente, specialmente in alcuni luoghi, entrano in questa dimensione, le celebrazioni comunitarie del sacramento della penitenza. Non nel senso che non ci si confessa e si viene assolti senza confessioni, ma nel senso che le confessioni individuali avvengono all'interno di una celebrazione comunitaria, dove ci si riconosce peccatori, anzitutto tutti. Ma appunto riconoscersi peccatori gli uni davanti agli altri significa prendere coscienza del fatto che il peccato non è solo un fatto privato tra me e Dio, no? Perché io con i miei peccati ho prodotto danni fuori di me, non so quali, ma sicuramente li ho prodotti. Ho ferito la Chiesa, ho ferito la sua immagine, ho fatto del male al prossimo, non solo nei peccati che realmente producono un male al prossimo, no? Se io diffamo una persona, è certo che gli faccio del male. Se io percuoto una persona, è certo che gli faccio del male. Se faccio un aborto, certo che faccio del male, no? Ecco. Però anche se faccio un pensiero cattivo, faccio del male solo a me? No, diceva San Giovanni Paolo II nelle Conciliazioni e Penitenze, no? Fai del male a te e a tutta la Chiesa, perché un pensiero cattivo rimane dentro di te in quanto a coscienza, ma esce fuori di te in quanto a effetti e conseguenze che produce. Questa è dottrina cattolica, non è Luisa Piccarreta, eh? Ecco, quindi Luisa Piccarreta è stata, diciamo, e la spiegazione molto molto bella che da Gesù è stata la rampa di lancio per fare queste considerazioni. Allora, torniamo al capitolo primo, dove c'erano due cose da tenere presenti. Ecco, vedete, anzitutto, ecco, quando dice, quando spiega il perché in certi momenti lascia che le conseguenze dei peccati si producano, ecco, in questo senso, ripeto, è da intendere il cosiddetto castigo, dice perché? Perché se non soffrono un pochino, quindi se non vedono le conseguenze brutte di quello che fanno, non si convertiranno, non acquisiranno le virtù, non acquisiranno la grazia e le loro anime resteranno così mostruose, dice Gesù, da non più riconoscersi. E dice anche un'altra cosa Gesù, non baderei alla cosa più essenziale qual è l'anima, molto più del coprirsi il corpo con i vestimenti. Allora domanda da meditazione, no? Io quanta cura prendo della mia anima? Punto interrogativo. Curo di più il mio corpo o la mia anima? Ci sono alcune domande, no? A volte vengono fatte delle domande, come dire,
inopportune oppure a cui si potrebbe tranquillamente arrivare rispondendo in coscienza. Dice, padre, posso andare all'estetista? Padre, posso mettermi il rossetto? Padre, posso mettermi lo smalto? Posso fare questo? Dico, senti, allora. Tante cose vanno risolte nella coscienza personale. Tu chiediti perché fai queste cose e per quale motivo, d'accordo? Punto. Se per decoro, per vanità o per altro. Ma prima di tutte queste cose qui, tu chiediti quanto rossetto metti nella tua anima? Quante volte la porti dall'estetista la tua anima? Quanto smalto metti sulla tua anima? Quanto in forma tiene la tua anima che ci tieni tanto alla linea? Punto interrogativo. Questo dobbiamo chiedercelo. Perché il corpo, per quanto tu lo curi, lo vezzeggi, eccolo, gli cerchi di rimandare il più possibile alla vecchiaia, fai i trapianti dei capelli, fai la chirurgia estetica, tutto quello che ti pare. Uso un numero che chiunque ascolta questa catechesi ci sta dentro senza dover fare gesti apotropaici, no? Tra 100 anni non ci starai più. Il tuo corpo non ci starà più, questo è sicuro, questo qui. Non c'è da sperare che si inventino l'elisir della vita eterna terrena, questo non se lo inventiranno. Si inventano i lifting e le cose che a 80 anni ti possono far apparire come un giovanotto di 50-60. Vabbè, ma sempre 80 ce n'hai, sempre vicino alla fossa stai. Ecco. Allora, per noi veramente l'anima è la cosa più importante? Per carità, il corpo non va trascurato. Il corpo va mantenuto in salute, il corpo va trattato con decoro, con rispetto, d'accordo? Per noi stessi e per chi ci sta vicino, va mantenuto nella pulizia, va decorosamente trattato, no? Poi quando una persona è laico, vive nel mondo, una laica vive nel mondo, va anche, è sposato, quindi va anche, come dire, ben curato, ecco, senza che questo cada nella vanità, negli eccessi, nelle immodestie, eccetera, no? Ecco, però uno può dedicare ore, ore, ore alla cura del corpo e sì e no, un segno della croce la mattina e la sera alla cura dell'anima, cioè non può. Se fai questo, vuol dire che nella tua vita questa è la scala dei valori e tu stai tanto perdendo un sacco di tempo appresso a ciò che perisce, magari la tua anima, speriamo di no, però potrebbe essere messa abbastanza male, come dice Gesù, no? Altra cosa molto importante di questo capitolo che Gesù dice: figlio mio, la migliore cosa è rimettersi in me, essendo io pace, attenzione, ancorché tu vedessi mandare castighi, resteresti in pace senza provare turbazione. Allora, questo è un punto fondamentale, che ci sarà molto utile non soltanto per verificare quanto stiamo radicati nella divina volontà e quanto ne stiamo uscendo, ma anche per imparare ad affrontare bene tutte le circostanze della vita. Allora, tu stai nella divina volontà tanto quanto resti nella pace. Ma se stanno succedendo i castighi, cioè se sono successe delle cose brutte, se nella mia vita stanno succedendo dei momenti difficili, di tribolazione, di prova, come faccio a stare nella pace? Ecco, no, la pace non è la stessa cosa che la tranquillità esteriore, sono due cose distinte. La pace, diceva Sant'Agostino, è la tranquillità dell'ordine, non la tranquillità esteriore. Cioè, la tranquillità dell'ordine vuol dire che tu dentro di te mantieni la pace perché sai che le cose che stanno accadendo, qualunque ne sia la causa, che molte volte non dobbiamo starci a scervellare perché non la possiamo conoscere, soprattutto se tu stai cercando di vivere in coscienza, in grazia di Dio, davanti a Dio, eccetera, eccetera, sono sotto il suo paterno e benevolo controllo. Abbiamo detto tantissime volte, ma questo non ci si stanca mai di ripeterlo. E quindi non può succedere nulla che lui quantomeno non permetta. E bisogna stare tranquilli. L'unica cosa che bisogna sempre avere a cuore e chiedere è ripetere incessantemente il Fiat e cercare di rimanere nei divini voleri perfettamente uniformati ad essi.
senza temere rovesci, disgrazie, demoni, esseri umani. Non dobbiamo avere paura di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Ripeto, come tante volte ci siamo detti questa cosa, un conto è dirla, un conto è viverla, specialmente in certe situazioni. Però, se non la viviamo in certe situazioni, possiamo sospendere queste meditazioni e dedicarci completamente ad altro. Perché o Dio è onnipotente e la sua divina volontà ha il controllo pieno di tutte le cose, oppure che Dio sarebbe? Vorrebbe dire che ci sono delle situazioni e dei fatti che sfuggono al suo controllo, e questo non è vero nemmeno quando si tratta di fatti e di azioni imputabili ai liberi arbitri cattivi delle creature. Nemmeno. Immaginiamo per esempio l'esistenza di una persona cattiva, un tiranno. Scusate un attimo, no? Io faccio un ragionamento da comune mortale, ma se quel tiranno, l'onnipotenza divina, volesse toglierlo subito di mezzo, ma gli fa venire infarto, no? Che ci mette? Si blocca il cuore, è finito. Ecco, punto. Quindi, se l'infarto ancora non gli è venuto, ci sono dei disegni misteriosi per cui è permesso a quel tiranno, purtroppo, per ragioni che noi non sappiamo, di nuocere. Capite? Anche ai demoni è permesso di nuocere. Ma noi non possiamo pensare che i demoni siano antidei o una sorta di dei allo stesso livello di Dio. Questo lo pensavano i manichei. I demoni sono creature, sono soggette al potere di Dio. Questo non vuol dire che non facciano danni, ma vuol dire che comunque la loro azione non è, come dire, un'azione inesorabilmente, come dire, attiva senza che nessuno li possa fermare, per cui dice, ah, siamo perduti, non ci si può fare niente. No, non è vero che non ci si può fare niente. Se Dio non ci fa niente momentaneamente, ha le sue buone ragioni per non farle. Perché Dio può tutto ciò che vuole, attenzione, ma non vuole tutto ciò che può. Si ricordi sempre bene questa frase, e la si mediti bene. Dio può tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può. Perché se una cosa la sua volontà l'ha decisa, il suo potere non sarà mai esercitato da lui contro la sua volontà, mai, perché la sua volontà è perfezione assoluta. Noi non la vediamo questa perfezione assoluta. Ecco perché è faticoso, ci vuole la fede, ci vuole la spoliazione di noi stessi, ci vuole la consegna, ci vuole. Se vedessimo tutta la perfezione della divina volontà, saremmo tutti quanti infusi con la divina volontà senza nessun problema. Noi invece questa cosa non la vediamo. Se ci viene una disgrazia, Signore mio, io qua sto soffrire, io non vedo niente. Che fa qualcosa, non vedo niente, invece vedo la fine. Se no sarebbe troppo facile, no? Allora, poi è bellissimo di qua, ecco, vedete ancora qui Luisa in cammino, no? Comincia a contendere con Gesù, dice, sì, ma guarda che tu non vieni più come prima, non versi più le tue amarezze, quindi non mi vuoi più bene. E Gesù, paziente, no? Quindi qui c'è anche bellissimo il rapporto di amore che c'è tra l'anima e il Signore, dice, sì, ti voglio bene, eccetera, eccetera, no? Dice, ma no, ma come posso essere sicuro? Ti dico, non castigare, poi castighi, versa le tue amarezze e non le versi più. E Gesù gli dice, sta attento, sta attento, sta attenta. Non guardare alle cose brutte che succedono, ma guarda quelle che grazie a te ho risparmiato, d'accordo? Grazie alle tue offerte, grazie alla tua generosità. No, ecco, quindi diciamo la dolcemente consola e incoraggia a perseverare, no? E poi c'è il tema, in questo secondo capitoletto, tanto per concludere la meditazione, figlio, stava per aspettarti per potermi in te un po' riposare, che più non posso, dammi un sollievo. E dice che teneva una piaga profonda alla spalla che faceva con passione e ribrezzo a guardarlo, andò per pochi minuti si è riposato e dopo quel breve riposo, fatto per guardare, la piaga era risanata. Dove riposa Gesù? E questo è un altro tema fondamentale, ecco, della Divina Volontà. Dove riposa Gesù? Gesù riposa
nell'amore che abbiamo per Lui e che gli manifestiamo soprattutto nella nostra intima e personale, incomunicabile ovviamente, perché qui si parla di cose molto personali, molto intime, preghiera. Cioè, anche qui domanda da farsi, come prima, una domanda da meditazione, ma quanta cura ho della mia anima, più o meno del corpo? E qui quanta cura ho di amare Gesù veramente, in tutti i modi possibili, non soltanto nei momenti espliciti di preghiera, ma offrendogli le piccole cose della giornata, mantenendo la presenza con lui, facendo gli atti d'amore durante la giornata, le comunioni spirituali, gli atti di fusione al divino volere, cioè ci sono, capite? Cioè Gesù, come dire, mi si passi questa espressione, può contare su di me per avere amore, gioia, consolazione, nel senso che vede un'anima, un suo figlio, una sua creatura che gli vuole bene, che accoglie il suo amore, che è preoccupato, ecco, tra virgolette, di consolare le sofferenze di Gesù, che non sono altro che quelle causate dal dolore per la rovina in cui versano le anime, ce l'ha spiegato. Gesù non ha altre forme di dolore. L'unico dolore che c'ha Gesù è causato da questo, dalla perdita delle anime, dallo stato in cui si trovano e ancora di più quando Dio non voglia. E purtroppo Dio non vuole, ma non vorrebbe, ma questo fenomeno purtroppo c'è, le anime si perdono. Quello è un dolore grande, insomma, no? E questa immagine, come dire, probabilmente lui se l'ha vissuta realmente, ma è chiaro che ha un significato simbolico, no? Dice, aveva la piaga sulla spalla e il mio consolarlo gliel'ha fatta rimarginare. Quindi anche qui, certo, Luisa queste cose le vedeva, cioè il testimone di cose straordinarie, come dire, c'ha delle marce in più, però pensiamo sempre che noi che non lo vediamo, che magari Gesù ne è rimasto consolato, però ci avremo dei meriti in più, perché noi lo consoliamo pur senza vederlo, pur senza saperlo che è, come dire, rimasto contento e consolato dal nostro gesto di amore o di riparazione, no? Quindi abbiamo l'ulteriore merito della fede, cioè noi non vediamo che Gesù è contento, ma crediamo che attraverso il nostro povero amore, il povero amore del nostro cuore, lui ne è consolato e glielo offriamo. E stiamo tranquilli che se non sentiamo Gesù, sì, ti voglio bene lo stesso, ti voglio bene, stai tranquilla, e magari attraverso quel piccolo digiuno che hai fatto ho risparmiato una disgrazia, che accadesse una disgrazia. Eh beh, se non lo vediamo adesso lo vedremo in paradiso, che saremo ancora più contenti di vederlo e riceveremo non soltanto il premio di averlo fatto, ma anche il premio della fede in forza della quale l'abbiamo fatto. O nostra Santa Vergine e Divina Maria, innanzitutto noi ti ringraziamo della luce che il tuo Figlio ci dà, attraverso sempre queste splendide meditazioni, noi ti chiediamo un profondo aiuto in tutte le cose su cui abbiamo meditato. Primo, nella coscienza profonda del male prodotto dal peccato, attenzione che si riversa non soltanto sul cuore di Gesù, ma anche sul tuo. Le spine che mostrasti a Fatima, no? Il mio cuore trafitto dai peccati che gli uomini ingrati commettono, quindi infilzandolo con le spine, senza nessuno che commetta un solo atto di riparazione per toglierne qualcuna, no? Quindi ci sei anche tu, oltre a Gesù e alle anime vittime, diciamo, ad essere il bersaglio, ecco, purtroppo, del male prodotto dal peccato. E ci insegni anche tu, tante volte l'hai fatto, come si riparano queste cose proprio con la preghiera e con la penitenza. Insegnaci ad avere una cura privilegiata della nostra anima, ecco, lasciando al corpo quella moderata e
e giusta cura che gli è comunque dovuta, che è il nostro fratello fino a quando siamo in questa vita, ma è il nostro fratello che deve aiutarci, ecco, a portare anzitutto in salvo la nostra anima, perché poi nell'eternità e dopo la risurrezione della carne possa godere con essa, ecco, i gaudi della beatitudine. Ecco, e poi nessuno meglio di te può insegnarci come fare, ecco, ad amare, a consolare e a far rallegrare il cuore di Gesù. Tu su questa terra l'hai fatta in maniera perfetta, ecco, certamente insegni sempre ai tuoi devoti come questo può farsi, e il regno del divin volere è una delle cose più belle che noi possiamo vivere. Tienici sempre per mano e fa che con te possiamo dare molta gioia e consolazione al cuore di Gesù, soprattutto sofferente come te per la perdita di tante anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.